Franz Liszt è il compositore dell'Ottocento cui si deve lo sviluppo più grande della tecnica pianistica e della tecnica di costruzione dei pianoforti. Ma veniamo al brano che avete ascoltato. Il sonetto 104 del Petrarca è tratto da una raccolta intitolata Année de pèlerinage, secondo anno, l'Italia. È uno dei tre sonetti scritti in musica su tre sonetti di Francesco Petrarca. Il sonetto recita così, più o meno, vi leggo le prime strofe. Pace non trovo e non ho da far guerra, e temo e spero ed ardo e sono un ghiaccio, e volo sopra il cielo e giaccio in terra, e nulla stringo e tutto il mondo abbraccio. Finisce così. Pascomi di dolor, piangendo rido, e qualmente mi spiace morte e vita, in questo stato son donna per voi. E quindi un sonetto in cui gli stati d'animo febbrili di dolore, di gioia, di passione, di odio, eccetera, nella protagonista di questo sonetto sono molto forti, perché innamorato pazzamente di questa donna. Non penso si tratti di Laura, sicuramente c'è un amore più forte, più carnale da parte di Francesco Petrarca. Liszt in realtà trascrive questo sonetto in lingua tedesca e scrive un Lied, cioè una canzone per soprano e pianoforte, secondo quella che era la tradizione che in Germania, in Austria, insomma in tutta la Mitteleuropa era molto forte, di scrivere composizioni per canto e pianoforte. Pensate a Schubert, che ne ha scritti 386 addirittura. Il risultato fu talmente positivo che Liszt decise di trascriverlo per pianoforte con una serie di ripetizioni variate, con cadenze, e quindi rendendolo anche più difficile dal punto di vista pianistico. E lo infilò in questa raccolta, in questa suite di pezzi, tutti dedicati all'Italia. Secondo anno di pellegrinaggio, perché il primo anno che aveva scritto da poco era dedicato alla Svizzera, e anno di pellegrinaggio perché nella prima fase della sua esistenza, lui da ragazzo era stato portato a Parigi perché potesse studiare con i migliori maestri dalla Ungheria dove era nato, già all'età di 25 anni Liszt era un pianista riconosciuto da tutti come uno dei più grandi pianisti del mondo. Aveva conosciuto in un ricevimento una amica di Frédéric Chopin, la contessa Marie d'Agoult. Era scattato un colpo di fulmine straordinario tra lei e questa donna e, insomma, la faccio breve, finì per scappare con questa donna da Parigi e cominciare una serie di peregrinazioni per l'Europa, furono anche in Italia. Pensate sul lago di Como e in parecchi posti dell'Italia dove passarono insieme diversi anni. Liszt ebbe da questa donna tre figli, tra cui la celeberrima Cosima, che andò poi in sposa più avanti a Richard Wagner. E la vita di Liszt in questo primo periodo fu molto burrascosa, perché da una parte era il più grande virtuoso, doveva fare concerti in tutta Europa, quindi viaggiava in continuazione, e dovette arrivare al 1848, l'anno in cui fu costretto in qualche modo, un po' per la fatica di queste tournée che faceva, perché all'epoca non c'erano gli aerei, ma si doveva fare le tournée in carrozza e quindi si doveva attraversare l'Europa con carrozza e cavalli. E all'interno di questa carrozza, immaginate alle roulotte di oggi, c'era un piccolo tavolino con un cassetto che si apriva con una tastiera muta dove lui si esercitava, scriveva diteggiature, componeva, eccetera, eccetera, in viaggio. Pensate che non c'erano le strade asfaltate come oggi, tra l'altro, quindi estremamente faticoso viaggiare e fare il concertista.
a metà del secolo si ritira a Weimar, dove diventa maestro di cappella, con un'altra donna però questa volta. La sua vita è stata divisa in tre parti, ha vissuto 75 anni e ha avuto 25 anni, 25 anni, 25 anni. 25 anni dedicati allo studio, a diventare famoso e alla sua prima donna. Altri 25 anni circa con un'altra donna e poi finalmente, un po' meno di 25 anni, poi finalmente l'amore della sua vita di quando era piccolo, e cioè Dio. Si fa abate e comincia a scrivere musica religiosa. Ora, questo sonetto è un pezzo molto interessante perché ci spiega che Liszt, che nel primo periodo della sua esistenza era stato trascrittore di tutte le pagine d'opera dell'epoca, delle sinfonie di Beethoven, di tutte le composizioni sinfoniche, non a caso fu il primo e forse l'unico a trascrivere la Sinfonia Fantastica di Berlioz, dall'orchestra al pianoforte solo, a un certo punto decise anche di trascrivere la sua propria musica per pianoforte. Quindi questo è proprio uno dei tre esempi, uno dei tre sonetti in cui lui scrive una composizione riprendendola da una sua altra composizione. Cosa dire di lui come pianista? Pensate che a Vienna, in uno dei concerti fatti da lui, uno dei primi concerti fatti a Vienna, gli diedero un pianoforte per suonare, dovettero sostituire il pianoforte a metà concerto e poi finalmente fu sostituito da un terzo pianoforte. E questo terzo pianoforte era il Bösendorfer. Ecco, Bösendorfer ancora oggi si vanta di avere il pianoforte, l'unico pianoforte che è resistito alla tecnica trascendentale pianistica di Franz Liszt.